siamo in quest'altro settore dove troviamo carte di geometria che ci ricorda appunto le sagome da IDPA. Ogni carta avrà una no shoot, ovvero una carta ostaggiata. Il bersaglio da colpire è il bersaglio nero. La distanza, sostanzialmente, essendo in scala, ci permette di lavorare a un ingaggio che va dai 3 ai 6 metri massimo. E come le carte sono ostaggiate, per esempio, io favorisco anche lavorare dietro riparo. Il lavoro che facciamo su questi bersagli sarà l'uscita da un riparo, un colpo, rientro, faccio un cambio con ritenuta e successivamente riusciamo per ingaggiare la nuova carta. Quindi sarà un colpo, cambio, ancora un colpo, 2, un colpo, cambio, ancora un colpo, 3, un colpo, cambio e ancora colpo, così fino alla fine dell'ottavo bersaglio. Bene, come vedete abbiamo fatto il nostro percorso, è sempre un colpo, cambio, un colpo, abbiamo qualche colpo che è andato fuori, le posizioni comunque sono posizioni piuttosto scomode. Vi posso assicurare che la distanza non influisce sulla semplicità dell'esercizio. Abbiamo una copertura del dot sul bersaglio abbastanza impegnativa. Quindi in scala dai quei famosi dai 3 ai 6 metri, voi considerate che è come vedere una carta a 25 metri. Questa era una variante, quella del cambio dietro ripari con ritenuta, che ci richiede molta manualità nella gestione dell'arma e quindi di conseguenza nei cambi caricatori. Ora abbiamo lasciato libero appunto il bersaglio 7 per vedere alcuni esercizi che si possono fare anche con l'arma lunga. Chiaramente le distanze di ingaggio per l'arma lunga saranno maggiori, in quanto lo scarto del colpo a corte distanze sarebbe troppo notevole. Quindi diciamo che la distanza corretta sarebbe una distanza pari a quella dell'azzeramento, per compensare appunto lo scarto. Ora qui noi ci metteremo a circa una ventina di metri e andremo a lavorare sempre dietro riparo, ma mantenendo un bersaglio come riferimento. Considerate che il lavoro che io farò qui con l'arma lunga lo si può ripetere su tutti i bersagli ostaggiati.
Ok, abbiamo concluso l'allenamento per quanto riguarda l'ST2 Target della Sigma Tactical, progetto 414, distribuito in Italia dalla Mad Max Italia. Per quanto riguarda il training, abbiamo lavorato quindi su risveglio muscolare per quanto riguarda posizione naturale di tiro, abbiamo lavorato su grip, quindi trigger control. Successivamente siamo passati a quello che è la consistenza nel tiro, quindi postura, stance, ricerca costante dell'equilibrio, per poi transitare su quello che è stato un lavoro sull'acquisizione del bersaglio, cioè quindi la transizione da un bersaglio a un altro, lavorando sullo spazio morto. Successivamente abbiamo lavorato sulle estrazioni con le modalità di tiro. Poi successivamente abbiamo fatto estrazioni con arma corta dietro riparo su bersagli ostaggiati e poi a chiudere abbiamo chiuso con lavoro ad arma lunga su bersagli ostaggiati e cambio con ritenuta sempre dietro riparo a una distanza circa di 20 metri. Questo è quello che ci può permettere un bersaglio d'allenamento come l'ST2 Target. Grazie a Training Overview, vi aspettiamo la prossima volta, disponibili per ogni domanda a rispondere con quello che possiamo dire. Arrivederci.